Doppia inaugurazione per il nuovo centro commerciale di Fabriano Il Gentile. Mercoledì e giovedì una folla di pubblico ha salutato l'apertura della nuovissima struttura che segna un passo avanti per la città. 25 negozi sparsi su 30.000 metri quadri per una realtà che a primavera offrirà anche un ristorante e un cinema multisala. Si è iniziato il 5 dicembre con la presentazione alle autorità e il taglio del nastro. Sono intervenuti alla cerimonia il sindaco, il vescovo, il costruttore Ninno e tutta la dirigenza del gruppo SMA. Ritengo che sia una cosa molto utile per la città, perché non è vero che queste strutture danneggiano le altre che ci sono. Sembrava che arrivasse, non lo so che cosa, il ciclone che spazzasse via tutti i commercianti del centro. Secondo me sarà il contrario. Nel nuovo Cityper qui a Fabriano abbiamo proprio messo tutti gli ingredienti più importanti e più moderni che ad oggi il nostro gruppo riesce a mettere insieme per fare un piccolo ipermercato attrattivo. Oltre a tutta un'ampissima scelta di prodotti alimentari a dei prezzi che sfidano ogni concorrenza, si può trovare anche un approfondimento su alcuni mondi, tipo il mondo del bambino, il mondo della casa, la profumeria, più tutta una serie di eventi promozionali che Cityper ha da tempo sperimentato e che fanno proprio l'attrattività di questa formula ormai consolidata e conosciuta anche qui a Fabriano. Ma l'evento per la città è arrivato il 6, quando la struttura è stata aperta ai clienti. Folla di pubblico tra gli scaffali e scroscio di applausi per la brasiliana valletta di Teo Mammucari, Giuliana Moreira. Spopola il nuovo centro commerciale che nella sola prima giornata di apertura ha raggiunto le 6.000 presenze.